Sarà anche vero che si dice che il mattino l'oro in bocca, ma qualcuno mi citofona che ho un piede nella doccia. Esco con l'accappatoio che mi si apre sulla porta, c'è una multa, c'è il postino che mi scappa. Tocca andare in posta, dietro sento un click, la chiusura del cancello. Tocca scavalcare con gioielli al vento. Ok, rientro, accendo il cervello, più o meno connetto. Che può succedermi di peggio? Sta giornata inizia storta, ma si può raddrizzare con la moto come il c'è. Easy rider sulla complanare, per vestirsi c'è una prassi che nemmeno un cardinale. Si comincia dal giubbotto, sciarpa al collo, stivali, cuffia, casco, guanti, pronto per andare. Anche se un po' sudo e si è appannato già l'occhiale. La vita d'un cowboy su un cavallo artificiale. Però poi non è che piove, inizia proprio a grandinare. La radio parla ed io non sento cosa dice. Libera la fantasia, ascolta CRT. È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello avere 18 anni. È bello se mi chiami, è bello se rimani, è bello se rimandi un po' quando stai per venire. Ho un fascino più forte, tutto ciò che può finire. Le visti nuovi euro, da 20 bocche dire. I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire. È bella questa stanza, pure se ci sto da solo. È bello questo hangover, visto che oggi non lavoro. È bello se scoppiamo al buio, invece fuori è giorno. È sempre bello averti intorno. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove. Io mi scordo l'ombrello. Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, sapere stare da soli. È bello essere il primo, bello andare lontano. Stamattina col sole era bello anche Milano. E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Quando piove io mi scordo l'ombrello. Da fuori com'è, come lo volevi. Dietro le serrande del sole. Da
fuori come, come te, quasi sempre bello pure. Fuori come, come me te, non sempre bello eppure. CRT, la web radio 2.0. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, menti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà, mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. CRT, ed è subito musica. Thank you.
do il benvenuto in Italia, il paese di chi non ci mette mai la faccia. Se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta. Non di tutto quello che gli manca, non ci penso e faccio oh 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 oh. Qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me. All'intervista non rispondo oh oh oh. Come al cellulare se mi chiama la mia ex. Tu chiama la polizia, ehi, dicono che è colpa mia, ehi. Ma nelle tasche non ho nulla, giuro tenente, nulla tenente, adesso tutto quello che mi serve. Qua tutti puntano il dito, mademoiselle, perché fumo, perché bevo, perché spendo sto cash. E anche chi ti sorrideva adesso non è tuo friend, perché vuole ciò che hai, tenerlo tutto per sé. Non ci penso e faccio oh oh oh. Censura, questo sembra scemo, sembra che non arriva all'uva. La mia faccia in copertina solo per copertura. Un esorcista ha detto che gli faccio paura. Ma qui è la stessa storia da anni e mi fai quasi pensare io fumo e tu ti sballi. E no, non voglio dire nulla di sbagliato, ma anche se non dici nulla qua comunque ti sbaglio. E chiamano la polizia, ehi, dicono che è colpa mia, ehi. Ma nelle tasche non ho nulla, giuro tenente, nulla tenente, adesso tutto quello che mi serve. Qua tutti puntano il dito, mademoiselle, perché fumo, perché bevo, perché spendo sto cash. E anche chi ti sorrideva adesso non... Bentornati Radio CRT, siamo qui sempre nella rubrica del dopo voto. Abbiamo lasciato Luca Orsonia dal Movimento 5 Stelle di Ariano, arriviamo a Bisaccia dove in collegamento telefonico con noi c'è il sindaco Marcello Arminio. Sindaco, buonasera. Buonasera a voi. Grazie per essere nuovamente qui con noi. Grazie a lei. Ricordiamo che lei è stato riconfermato sindaco con una percentuale di quasi il 57%. Il risultato, sindaco, ha soddisfatto le aspettative? Mi perdoni se mi vuole ripetere la domanda, perché... Sì, stava squillando il telefono. Le dicevo, lei è stato riconfermato con una percentuale del 57%. Esatto. Il risultato, dicevo, ha soddisfatto le sue aspettative? Il risultato mi ha soddisfatto e è stato abbastanza ampio, insomma, come numero di voti. Per la verità, insomma, io avevo già previsto che questo potesse essere il risultato finale, insomma, ecco. Quindi ho centrato in qualche modo, ho previsto anche quale sarebbe stato poi il risultato. E quindi a questo punto devo dire che in sostanza è stata una campagna elettorale non faticosa, ma un po' spigolosa. Mm-hmm. E difatti gli effetti di questa situazione si stanno vedendo anche dopo ovviamente il risultato finale che mi ha visto riconfermato come sì. Sindaco. Probabilmente l'altra parte si era agitata un poco più del solito e aveva immaginato che probabilmente potesse, ecco, come dire, raggiungere un risultato positivo. Quando purtroppo questo non accade, poi alla fine la delusione può anche trasformarsi in qualcos'altro, insomma, ecco, questo c'è un po' di tensione ancora in paese, insomma, questo sicuramente è un clima che si vive un po' in quasi tutti i paesi laddove hanno attraversato un po' la campagna elettorale. Questo dipende da una cosa in modo particolare: quanto si carica eccessivamente.